primo ministro punta, attraverso la partecipazione a una guerra che ai più appare lontana dagli interessi del regno sardo, a inserire il piccolo Piemonte nella grande partita internazionale e a porre all'attenzione delle potenze europee la situazione dell'Italia, la cui unificazione trova nell'Austria il principale ostacolo. Ettore Bertolè Viale, 26enne capitano dello Stato Maggiore piemontese, tiene un diario giornaliero per raccontare quell'esperienza così sconvolgente. Una testimonianza personale non ufficiale e proprio per questo di grande interesse. Il terreno su cui accampiamo può dirsi un vasto cimitero. Non puoi smuovere un palmo di terra in profondità senza che spunti un cranio umano o la tibia d'un cavallo. L'acqua potabile è scarsa. Una sola fonte che getta 3 litri d'acqua ogni secondo deve bastare ai bisogni di 10.000 cavalli e ben 20.000 uomini, che s'accrescono giornalmente di truppe che giungono di fresco. Il vitto non è a dir vero ghiottonesco. Carne salata, riso e fagioli con un po' di vino. Ecco tutto. Di pan fresco non se ne parla. Il colera continua a flagellarci orrendamente. Ed ogni giorno noi abbiamo a lamentar perdite. È una cosa che opprime. Pazienza al morire da soldato. Ma il veder cadere dei giovani robusti, pieni d'anima e di vita, in 5-6 ore, senza che forza umana valga a salvarli, è cosa che strappa il cuore. La campagna militare ha tempi lunghissimi. L'apprensione e il disappunto dell'opinione pubblica crescono così di giorno in giorno, di pari passo con l'ansia dei politici. Finalmente, lo scontro in armi tanto atteso da Cavour si materializza all'alba del 16 agosto 1855 sul fiume Cernaia. L'esercito russo sferra un attacco per liberare Sebastopoli dall'assedio, ma non riesce a vincere la resistenza delle truppe alleate e, in prima battuta, di quelle piemontesi. L'esercito russo è costretto alla ritirata e per gli alleati si apre la strada alla vittoria finale. L'8 settembre 1855 si svolge la battaglia decisiva, che pone fine alla guerra e al lungo assedio di Sebastopoli, durato complessivamente 11 mesi. Conclusa la guerra con le armi, inizia quella delle diplomazie. Nel febbraio del 1856 prendono il via i lavori del Congresso di Parigi, che vede convenuti i rappresentanti di Francia, Inghilterra, Russia, Prussia, Austria, Turchia e del Regno di Sardegna. Il congresso si chiude il 16 aprile. Le pretese espansionistiche russe sono umiliate, mentre cresce il prestigio di Napoleone III, che è riuscito a spaccare l'equilibrio europeo costruito dal Congresso di Vienna, e la Gran Bretagna può ritenersi padrona del Mediterraneo. Ora, per Cavour, giunge il momento di mettere a frutto la partecipazione del Piemonte alla guerra di Crimea. Il Piemonte non ottiene vantaggi territoriali immediati né nessun altro risultato concreto e tangibile. Cavour coglie l'occasione per portare l'attenzione delle potenze europee sulla questione italiana. Una nazione e un popolo che non potevano riconoscersi in un unico Stato. Cavour, inoltre, riesce a presentare alle diplomazie d'Europa il Regno Sardo come unico interlocutore moderato possibile sulla questione italiana, che altrimenti avrebbe potuto avere imprevedibili sviluppi rivoluzionari. Il Conte pone così una delle basi per l'egemonia piemontese sul movimento nazionale italiano. Il capo del governo piemontese, infatti, dopo le vicende della Crimea, è sempre più convinto che la questione italiana non possa essere risolta nel solo ambito della legalità internazionale. Non è più tempo per la sola diplomazia. Nuovi strumenti si rendono necessari, nuove strade appaiono ora percorribili. Quella della guerra, certo, e anche quella dell'azione cospirativa. Lo scontro con l'Austria va ricercato attivamente. Per rimettere in movimento la partita occorre uscire completamente dalle regole del gioco, dare una scossa allo scacchiere. Le trattative per l'alleanza franco-piemontese si svolgono al di fuori dei canali ufficiali. Napoleone III fa il primo passo proponendo un matrimonio tra suo cugino, il principe Napoleone Giuseppe Bonaparte, e Clotilde, la figlia di Vittorio Emanuele II. Dietro il paravento dei preparativi del matrimonio si svolgono le trattative per l'alleanza tra le due nazioni. Così, quando il 30 gennaio 1859 Clotilde e il principe si sposano,
Il trattato segreto tra Francia e il Regno di Sardegna è ancora fresco d'inchiostro. È la guerra.